Gaspari, un'altra finale con Conegliano in arrivo. Che partita è stata? Una partita pazza questa. Una partita che rispecchia un po' il periodo delle due squadre, dove si fanno belle cose alternate a momenti in cui l'avversario le fa meglio, perché il primo e il quarto set ha battuto davvero bene, noi non siamo riusciti a battere. Il secondo e terzo set ne abbiamo battuto molto bene, abbiamo murato e difeso come piace a me, e il tie break, è sempre una roulette, quindi siamo contenti perché arrivare in finale, ragazzi, non è mai scontato, e io me le voglio giocare tutte quelle che posso, perché tanto ci dobbiamo arrivare prima o poi, no? Quindi bisogna arrivare in finale per arrivarci, e Conegliano sta dimostrando di avere un altro livello, però domani è un'altra partita, si parte da 0-0, quindi recuperiamo quel poco di tempo e siamo stati costruiti per questo. Che cosa ti è piaciuto di più della squadra? Atteggiamento dall'inizio alla fine, era una squadra coesa, ha avuto difficoltà in alcuni momenti della partita. Ripeto, a mio avviso anche a gran merito di Scandicci, perché ragazzi oggi Antropova le hanno cambiato, ricambiato, sistemato, risistemato, e facevano fatica a tenerla perché la prendeva altissima. Però la squadra ha giocato di squadra e l'atteggiamento, secondo me, che è una cosa intangibile, ma a mio avviso è stata l'arma vincente oggi. C'è stato un momento in cui hai temuto che si scivolasse via? Se vi dico assolutamente no, mi credete? No, no, neanche nel primo set, dove le ho viste diverse da questa settimana, ho detto ok, un bel respiro. Nonostante tutti i numeri erano migliori, se voi guardate i numeri del primo set è tutto meglio, 104 errori in battuta, è perso il set, e un po' come se è successo con Novara, no? Quindi ho riportato loro alla mente che, diciamo in termini così, che abbiamo le palle sotto e lo dimostriamo quotidianamente, quindi bisogna dimostrarlo a tutti. E no, non so, che di là però c'era un avversario che secondo me battere ogni volta non è proprio banale e scontato, quindi io devo fare i complimenti anche a loro perché ci hanno messo molto in difficoltà. Le distanze, coach, sono aumentate o diminuite?